Semi di partecipazione sono i nostri amici che noi incontriamo sulla strada, perché nel momento in cui abbiamo un contatto con loro, siano essi immigrati o tossicodipendenti o prostitute, chiunque altro possiamo incontrare sulla strada, sono loro che con la loro vita e con il loro contatto umano in effetti costruiscono un primo pezzo di una partecipazione. Successivamente a questo incontro, che è il primo seme di un processo di partecipazione, nell'incontro successivo in cui noi con loro costruiamo relazione, costruiamo rapporti, questo seme di partecipazione incomincia a crescere e fino a portarci poi verso l'obiettivo finale, che è quella della partecipazione democratica e quindi poi dell'espressione della libertà, che si va concretizzando nel momento in cui questi soggetti che abbiamo incontrato, incrociato sulla strada, diventano loro stessi soggetti di attività, di azione, soggetti di promozione del territorio e di sviluppo del territorio. Nel fare questo, chiaramente, abbiamo la massima espressione della libertà, che è la libertà massima, la partecipazione, la democrazia. Consiste soprattutto nell'agire sul mondo che mi sta intorno e nel trasformare il mondo che mi sta intorno, trasforma me stesso. E quindi divento io centro. Questa è la massima espressione di libertà. Quindi quando incontriamo le persone per strada, abbiamo soltanto incominciato un percorso che poi alla fine arriva al pacco alla camorra. E in che cosa consiste il pacco alla camorra? Noi abbiamo avuto come associazione Gerimase, come pubblica assistenza GRS a Masolo, abbiamo assegnato un bene confiscato a Castel Volturno, che è un'area particolare, un territorio particolare, per la sua presenza sono circa 10.000 gli immigrati, quasi tutti africani, cose queste che ha fatto dire a Roberto Saviano, la trasmissione televisiva, che è una città africana, con tutte le bellezze di una città africana e con tutti i problemi e le drammaticità che possa avere una città africana. Abbiamo avuto questo bene confiscato e in questo bene confiscato, che originalmente doveva essere presente un centro di accoglienza per donne vittime di tratta, noi l'abbiamo trasformato in un luogo di attività produttiva. Le ragazze che abbiamo incrociato sulla strada abbiamo portato lungo un percorso di partecipazione e di libertà fino a portarle poi ad essere le operatrici di un laboratorio di sartoria sociale. Cosa facciamo con questo laboratorio? Tessuti che vengono dall'Africa, quindi partecipazione e libertà delle donne africane che stanno lavorando questi tessuti, vengono poi lavorati e trasformati in abbigliamento. Con una linea africana abbiamo fatto anche delle sfilate in cui abbiamo messo in mostra questa attività e questa produzione e adesso insieme a molte altre realtà del territorio da cui proviene, in cui opera l'associazione Gerimase, la cooperativa sociale, l'associazione di promozione sociale, eccetera, abbiamo lavorato insieme per la produzione di questo pacco. Cosa vuol dire facciamo un pacco alla camorra? È un'idea che è nata l'anno scorso da alcune di queste cooperative, dal presupposto che la camorra da noi ci ha fatto un bel pacco in corso di questi ultimi anni. Se tenete conto che in 15-20 anni solo nel territorio di Casal di Principe ci sono state 750 morti ammazzati e che sono poca cosa in confronto ai morti per tumore e per varie malattie dovute alla presenza dei rifiuti tossici, su cui la camorra ha lucrato e lucra ancora, purtroppo, ancora oggi. Ci ha fatto un bel pacco. Noi cosa abbiamo pensato allora di fare? Prendere, togliere loro il risultato finale di questa loro azione, cioè i loro beni, le loro proprietà, requisite e confiscate dallo Stato, assegnate alle cooperative sociali e alle associazioni di volontariato, l'abbiamo trasformato in un luogo di attività produttiva. E in questi terreni che erano stati il frutto della violenza camorristica, adesso si producono zucchini, pomodori, si producono melanzane e tutte queste fanno parte, vengono confezionati grazie al lavoro di coloro che venivano considerati gli ultimi. Vi faccio un esempio, uno dei ragazzi che lavora in una di queste cooperative sul terreno confiscata, Sessa Urunca, quando è stata assegnata alla cooperativa sociale come disabile mentale, si diceva nel certificato pericoloso per la società. Adesso è quello che accoglie i visitatori, lavora insieme ai ragazzi che lavorano il terreno, è uno dei maggiori guide di questa attività. E quindi il prodotto finale, i zucchini della cooperativa, al di là dei sogni, così si chiama questa cooperativa, messo dentro questo pacco, dentro questa borsa, è il risultato del lavoro di queste persone, gli ultimi, quelli che non dovevano
essere utili, ma devono essere oggetto di un'assistenza. Invece oggi sono produttori. Produttori non solo nel senso che producono beni, ma che producono lo sviluppo di quelle realtà, di quel territorio, partendo dal presupposto della solidarietà. Ecco come il seme del primo incontro diventa espressione finale di libertà con un'attività economica, di economia sociale, dove gli ultimi diventano loro i protagonisti dello sviluppo e producono il pacco. Allora noi facciamo un pacco alla Camorra, facciamo noi un pacco a loro, nel termine napoletano, sapete, fare il pacco significa fregare qualcuno. Fregare qualcuno significa fare il pacco. Ecco, noi con questa azione vogliamo fare un pacco alla Camorra, perché vogliamo far vedere alle persone come sia possibile, partendo dagli ultimi, partendo dai beni requisiti della Camorra, riuscire a fare sviluppi ed attività. A Natale consigliamo alle persone di fare un acquisto, visto che devono fare i regali, invece di fare un regalo qualsiasi, fanno un regalo, il pacco, dove ci sono dentro vari prodotti dovuti a varie cooperative, ci sono, che ne so, ad esempio il caffè messo in busta dalle ragazze che sono in carcere a Pozzuoli e che hanno costituito una cooperativa sociale. Ci sta dentro la cioccolata prodotta a San Cipriano d'Aversa in un bene confiscato da disabili mentali, ci sta la nostra borsa prodotta dalle ragazze africane, e in questo modo facciamo un regalo, lo facciamo un regalo utile, un consumo etico, consumo sociale, che possa essere, che può dare una mano a noi che combattiamo in quel frontiere, in quel luogo, per riacquistare una dignità, riconquistare un valore alla nostra vita, e diamo una mano a chi sta lavorando materialmente per la produzione di questi beni. Quindi dal seme arriviamo alla mela della libertà. No, noi dobbiamo sempre coniugare la solidarietà con la razionalità e con l'efficienza e l'efficacia, altrimenti diventa soltanto, come si dice, carità pelosa, senza riuscire a cambiare nulla. Per cui noi dobbiamo essere in grado di fare marketing, di intercettare i consumatori, di riuscire a trovare le piazze di vendita, eccetera. Allora, intanto si può fare connettendosi con un sito internet, www.facciamounpaccoalacamorra.it, tutto attaccato. Lì dentro ci sono i numeri di telefono, ci sono i recapiti per fare gli ordinativi. Si ordina via internet e si ottiene per posta i pacchi.